questa nuova challenge. Quest'oggi Mattienin vi sfido a mettere più prodotti possibili all'interno dei vostri carrelli. Infatti alla fine di questa giornata vincerà chi ha il carrello più pieno. La prima sfida sarà prendere i prodotti con queste. Con delle mini manine. Ciao! Ma non ho detto via. Ciao Robby. Ok, 3, 2, 1, via. I tatuaggi e le color bomb di Ninna e Matti sono in edicola e su Amazon. Comprale e taggaci in una foto. Buongiorno. Scrivete nei commenti secondo voi chi vincerà. Ah sì, avete un minuto di tempo per la prima sfida. Ok, cibo, 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 cibo. Speriamo che queste manine funzionino. Bene, ho un minuto di tempo e abbia inizio la mia sfida. L'obiettivo è riuscire a prendere un po' di cose con queste manine. No, questo pesa troppo. Vediamo se riesco a prendere i biscotti. Dai, 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 dai. Ok, perfetto. Primo cibo messo nel carrello. Adesso passiamo al tonno. Questo dovrei riuscire a prenderlo così. Mamma mia, ma io non sapevo di essere così bravo. Ninna è spacciata. Sono super contenta della sfida di oggi. Probabilmente Matti non lo sa, ma io mi sono informata e so che facendo la spesa nei Carrefour, collezionando bollini e figurine, potrò collezionare tutti i premi Lego Collection. Tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi che Robby pagherà la spesa a chi vincerà questa challenge, vero Robby? È vero, quindi sbrigati perché Matti ha già iniziato ed è anche bravissimo. Hai ragione o no? Ce la fai? Non è che è pesante? No, 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 no. Ce la faccio. Io sono la regina della spesa e vincerò questa sfida. Effettivamente sei molto brava. Ho imparato anche a usare il carrello con le mini manine. Visto che ho preso il tonno, devo assolutamente prendere la pasta per fare pasta col tonno. Una delle mie paste preferite. Direi che ci facciamo un bel movimento di mano così. E voilà. Oh, pesa tantissimo, pesa tantissimo. Ok, l'ho fatta. Pasta col tonno. Oppure pasta con tonno e pomodoro. Sto prendendo una cosa particolarmente fragile. Fai piano, fai piano. E voilà. Boom. Perfetto per Matti. Gli puzzano un po' i piedi in questo periodo. Oh no, ma è difficilissimo. Glielo darò dopo. Questo volevo. Riesco ancora a prendere una cosa. Vedo questi. 3, 2, 1. Scaduto il tempo, rimetti a posto questi, Matti. Dai, almeno uno in più me lo puoi dare. Qui non si bara, Matti. A posto. Uffa. Bravi ragazzi, mi è arrivato il momento della seconda sfida. Aspetta, aspetta, sto vincendo io? Sto vincendo non io? Non guardare il mio carrello. Matti, tanto il vero vincitore sarà quello che avrà più prodotti alla fine del video. Non ti preoccupare, il mio carrello è pronto per essere riempito. In realtà, in questa seconda challenge non utilizzerete il carrello. Avrete un minuto di tempo per prendere il maggior numero possibile di prodotti senza utilizzare il carrello. 3, 2, 1, via! No. In bocca al lupo. Quindi sei sicuro proprio, no, non è questo che... rimane qui. Va bene. Posso usare le tasche? No, Ninna, solo le mani. Non potrei usarla. Ho bisogno di qualche aiutino in più. Così va bene. Ninna! Cosa stai facendo? Niente. Quelle non sono le tue mani, quella è una cassettina. Sì, sì, hai ragione, però guarda, lo porto con le mie mani. Ok, allora lo prendo io con le mie di mani e tu usi soltanto le tue. Ok, ok, uso soltanto le mie. Certo che sei proprio una falsa chiotta tu, eh? Sì, sono una falsa chiotta. Salve signora, scusi. Allora, lei mi deve aiutare a vincere una sfida, ok? Deve andare da quel ragazzo là con la felpa arancione e deve chiedergli tutti i prodotti che ci sono più in alto, perché lei ovviamente non ci arriva, quindi deve far perdere tempo a quel ragazzo, ok? Ok! Capito? Perfetto, grazie! Devo assolutamente prendere... Scusami, potresti aiutarmi a prendere quelle gallette là sopra, per cortesia, che non ci arrivo? Ok, solamente un attimo. Intende queste qui? Eccole. Vediamo? Prego. No, non queste, quelle altre, guarda. Ah, queste. Ecco qui, adesso devo proprio
andare però. No, 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 scusami, scusami, quelle là, quelle lì vicino, proprio avanti. Ok, queste? Queste qui? No, 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 quell'altra, scusami, scusami che non vedo bene. No, no, non si preoccupi. Ecco, erano queste. Va bene, ma queste sì, possono andare bene. Ok, grazie mille, devo scappare, ciao. Ninna, vieni, guarda che ho trovato. Ci sono i tuoi cornetti preferiti. I cornetti al cioccolato. Devi assolutamente prenderli e mangiarli, e non riesco però. Dai, ce la puoi fare. No, Matti, non riesco, aiutami. Dai, dai, che ce la fai. Aiutami. Io credo in te. Mi cade tutto. Ciao. Non posso prenderli. Erano i miei cornetti preferiti quelli. 4, 3, 2, prendimeli, prendimeli. 1, tempo scaduto, Ninna. Volevi questi tornetti qua? Sì, questi grazie. Qua, mi spiace, è scaduto il tempo. No, no, Robby, io li avevo quasi presi, solo che mi cade tutto, se no. Il quasi non è abbastanza, Ninna. No. Andiamo da Matti e vediamo chi ha vinto questa seconda sfida. Vediamo un po'. Ok, iniziamo da Ninna. Valido, valido. Ok, bravissima. Wow, Ninna, ti sei impegnato davvero tanto. Tocca a te, Matti. Riempiamo questo carrello. Quanto roba hai? Ok, devo vincere. Va benissimo. Un secondo. Ma questo è un intero scatolone. È il mio pezzo forte, vincerò grazie a questa. Non è valido, Matti. Ma non come? Non potevi prendere un intero scatolone, devi prendere prodotti singoli. Siete pronti a scoprire chi è il vincitore? Prontissimi. Vedo che siete pari, ragazzi. E quindi? E quindi c'è una terza sfida finale che andrà a decretare chi è il vincitore. Ok, e qual è questa sfida? Avete un minuto di tempo per prendere solo prodotti del vostro colore preferito. Ma il mio colore preferito è il blu, sono fregato. Mi spiace. E invece il mio è giallo, Sara. Semplicissimo, blu. Semplicissimo. Me ne vado, la regina della spesa. La frutta blu non esiste. Devo andare di là. Ciao Ninna, dopo. Matti, il tempo sta già scorrendo. Cereali blu, non lo so. Che cosa prendo? Vabbè, senti, ciao. Confermo, il cibo blu non esiste. Cos'è la cosa più gialla che si può trovare in un piatto? Ovviamente l'olio. E guardate qua, oltre ad essere giallo dentro è anche oro fuori ed è bellissimo. Tra l'altro costa 10 euro, 10 più 10, 20, quindi 20, un bollino della Lego Collection, così raggiungerò prima il numero di bollini che mi servono per avere la testa Lego. Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea. Non c'è il cibo blu, ma ci sono le confezioni blu. Sicuramente per Robby andrà bene. In fondo sto tenendo in mano una cosa blu, quindi un punto per me. Cornflakes gialli, perfetti. Vai, era questo ciò che volevo. Un bel po' di pesce completamente blu. In realtà il pesce non è blu, ma la scatola lo è. La sfida ormai è vinta. Mais giallo. Tanti auguri a me. Tra poco è il mio compleanno e queste candeline blu fanno proprio per me. Ne prenderò infinite, così avrò vinto la sfida senza neanche rischiare. Guardate quanti prodotti ho. Tè giallo. Questo reparto non l'avevo ancora visto. Il cibo per animali. Potrei prendere dei croccantini blu per i nostri gattini Willy e Piadina. Fini la sfida, Matti. Inizi tu, vediamo quanti punti hai fatto. Guarda quanto cibo ho preso. Ok. Guarda qui. Vai, vai, Matti, tanto sono velocissimo. Guarda un po' quante cose ho preso. Sì, sì, sì. Voilà. Voilà, ok, voilà, fatto. Robby, ma perché hai diviso la spesa in due parti? Beh, Matti, nell'ultima sfida dovevi prendere cibo blu. E questo all'interno non è blu, è solo la confezione blu. Quindi i punti validi sono soltanto questi. Credevo che non se ne accorgesse. Vabbè, speriamo che Ninna abbia fatto meno punti di me. Ecco fatto. È il turno di Ninna. Valido. Valido, 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 valido. Ma quanti prodotti, Ninna? Valido, 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 valido. E questo? Beh, è valido. La sfida è finita e ha vinto Ninna. Complimenti, Ninna. Hai collezionato tutti quanti questi bollini, guarda. Non ci posso credere, sono tantissimi, non ci posso. Aspetta, ma com'è possibile? Non è giusto. Ehi, ricalcola, sicuramente hai sbagliato. Ho vinto io la sfida. Io ho vinto la sfida perché tu hai cercato di barare. Tranquillo, Matti, tu hai vinto il premio di consolazione. Ecco a te un bollino.
solo un bollino. Uffa però. Ma chi non è? Triste, dai, fino al 16 novembre facendo la spesa nei Carrefour oppure anche online potrai collezionare le figurine e raccogliere i bollini e ottenere tutti questi bellissimi premi della Lego Collection. Wow, ma sono bellissimi e sono tantissimi, li voglio tutti. Sì, sì, però prima devi collezionare i bollini. Torno a fare la spesa, ciao. Oh, questo è un vero paradiso, un negozio di caramelle. Guarda lì. Aspetta, allora, che vuol dire tutto quello che vogliamo? Granetta caramella. Sì, ma non esagerare, Ninna. Oh, un ovetto caramella. Ninna, quanto ne stai prendendo? Non esagerare. E poi guarda il cuoricino caramella. È così carino. Coccodrillo caramella. E guarda qui. Caramelle infinite per me. Non vedo l'ora di mangiarle. Sento già il profumo. Caramelle fragolina. Caramelle a ciuccio. Fragola gigante e marshmallow, i miei preferiti. C'è nessuno? Devo pagare? Vabbè, intanto posso mangiare. Cucù! Ci sono io! Credevi davvero di prendere tutte quelle caramelle senza neanche superare la challenge del disegno? No, ma io le volevo pagare, non è che volevo andare via senza pagare, ecco. Ora le metto qua e le pago. Per ottenere le caramelle, Ninna, dovrai superare la sfida. Se riesci a disegnarlo, te lo compro! Ci vuole a disegnare delle caramelle. Faccio vedere. Credevi davvero che bastava disegnare una caramella così? Dovrai superare delle sfide molto più difficili per poterle ottenere. Senti, non scherzare. Io avrò le mie caramelle. Caramellina 1. Guarda che carina, l'ho già disegnata. Ta-da! Che cosa sono quelli? Se vuoi avere le caramelle come questa qui, dovrai disegnare mentre sei in piedi sui pattini. Ma io non so andare sui pattini, come faccio secondo te? Non lo so, ma se vuoi le caramelle devi trovare un modo. Buona sei fortuna. Perfetto. Cammina con i pattini e disegna. Ah, cammina con i pattini e disegna. È semplice. Non cado. Non cado. È semplice. Super semplice. Mira. Oh, scusa. Oh, mancano 20 secondi. Solamente 20 secondi. Okay. E la tua challenge sarà finita. Brigati. Fatto. Vediamo un po' il disegno di Ninna. Beh, è un lecca-lecca. È un lecca-lecca tutto per me. Devo farti complimenti. Non credevo fossi così brava a disegnare sui pattini. Ed è stato difficilissimo perché io sui pattini non proprio non ci so andare. Vabbè. Secondo voi Ninna si è meritata il premio? Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti, perché sta per arrivare un lecca lecca molto speciale. Il tuo premio non è un semplice lecca lecca, ma il lecca lecca di Ninna e Matti. Guarda qui. Non ci posso credere, il lecca lecca più bello del mondo. Quindi è tutto mio, vero? Tu non lo puoi mangiare. Sì, è tutto tuo, ma hai superato solo la prima challenge. Se vuoi le altre caramelle, ho tantissime sfide in serbo per te. Che buono. Se anche voi volete il lecca lecca di Ninna e Matti o qualsiasi altro lecca lecca personalizzabile, potete venire al Candy Store e mangiare tutte le fantastiche caramelle lecca lecca, ma anche lo zucchero filato. Quindi falsacchiotti, vi aspettiamo al Candy Store a Roma. Ninna, metto ufficialmente in pausa la challenge, ok? Ok. Devo fare un pipì stop. Il pipì stop? Pipì stop, sì. Ok, va bene. Hai solamente una regola: fino a quando non torno non puoi mangiare nemmeno una caramella, ok? Ok, ho capito. Allora vado, eh? Sì. Non farlo, mi raccomando. Non mangerò nessuna caramella. Nemmeno una. Nemmeno una. Okay. Nemmeno mezza. Nemmeno un pezzetto. Forse un morzino. No, nemmeno un morzino. Non mi fido di lei. Altro che andare al bagno. Adesso vediamo se Ninna rispetta la parola oppure no. Azioniamo le telecamere. Ah, eccola qui Ninna. Effettivamente sta rispettando ciò che le ho detto, vedete? Non sta mangiando nulla. Ehi, ma dove sta andando? Speriamo che il pipì stop di Matti duri tanto.
Eccola! Lo sapevo! Lo sapevo! Buonissima! Ne ero sicuro! Non si può resistere alla tentazione delle caramelle! Ninna! Sì? Che cosa stai facendo? Stavo controllando che le caramelle stessero zitte, perché sentivo un rumorino, sentivo... Guarda qui con me! Cosa hai da dire a tua discolpa? No, non sono stata io. È stato un mio clone che è entrato nel negozio, si sa, qua ci sono tanti cloni. Aspetta un attimo. Ma mi stai ascoltando? Ma cos'è? Io non ho mangiato le caramelle, in realtà, era il mio... Matti! Aspetta, zucchero filato? Che cosa vuoi, Matti? Voglio assolutamente dello zucchero filato, Ninna! Finalmente è il momento! Per averlo dovrai superare una sfida! Aspetta, ma uffa! Dovrai disegnare con il pennello e la tempera. L'ho fatta apposta perché so che non sei bravo. Tu conosci le mie doti di disegnatore, giusto? Esatto. E come pretendi che io riesca a fare dello zucchero filato così? Su. Allora, facciamo così, poi così e potevi trovare una sfida più facile comunque, eh? Però effettivamente ci sei quasi. Ok. E voilà, finito! Mi sono meritato lo zucchero filato? Allora, devo dire che lo zucchero filato è difficile da disegnare. Cioè, io non l'ho mai visto disegnato. Quindi, sì, te lo sei meritato. Sì. Ma dovrai guadagnartelo facendolo. Ma come si fa? Iniziamo mettendo un pochino di zucchero. Vai, mettiamo un po' di zucchero. E ok, e adesso azioniamo la macchina. Ok, ci siamo. Adesso dovrebbe iniziare a formarsi lo zucchero filato. È un po' complicato, ma ci sto riuscendo. Ce la stiamo facendo. Dai, sempre più veloce, sempre più veloce. Gira. Ok, diciamo che non è il miglior zucchero filato della storia, ma piano piano ci stiamo riuscendo. Oh, ed eccolo qui. Guardate che bello. Non vedo l'ora di mangiarlo. Che bello, guarda qui, Ninna. Devo dire che sei stato molto bravo. Ho sempre sognato di fare questa cosa. 3, 2, 1 Aspetta. Ehi, ma me l'hai rubato. Ninna, non si fa, era mia la sfida. È buonissimo però. Sei proprio una falsacchiotta. Ninna, per caso vuoi un pochino di pizza? Guardate che carina. Se vuoi una super scorpacciata di pizzette caramella, beh, dovrai superare la prossima sfida. Oh, le pizzette caramelline sono bellissime. Aspetta un secondo. Ma almeno un assaggio. Se vuoi un assaggio, anzi, se vuoi tutte quante le pizzette, dovrai disegnare mentre balli la canzone di Ninna e Matti. Semplice, tanto è il ritmo nel sangue. Ci hai messo nei guai, non ci arrenderemo mai. La sfida per noi, la supereremo unendo le forze, siamo eroi cattivi. Ti devo spiegare una cosa. Sì. Praticamente questa è la pizza quando il fattorino te la porta a casa con il motorino e ci sono tante buche. Questa è la pizza originale. E quella è la pizza di Ninna. Okay. Secondo voi ha vinto la sfida oppure no? Beh, se devo dire la mia, secondo me sì. Quindi, grazie. Il giudice Matti ha deciso. Sfida per Ninna persa. Quindi non mangerai mai le pizzette caramelle. Allora, quindi riga rosa, riga bianca, riga rosa, riga bianca. Ok. Vi starete chiedendo per quale motivo sto studiando questi marshmallow? Beh, perché questa volta disegnerò anch'io. Ok, ora puoi togliere le mani dalle orecchie. La mano. Ah! Ecco, ok. Ho capito. Adesso io disegnerò sulla tua schiena una caramella. In particolare il marshmallow. Cosa? Niente. E se riesci a disegnare quello che ho disegnato io, beh, avrai vinto. Ok, mi impegno. 3, 2, 1, via! Facciamo così. Sì. Così. Così. Non provare a spiare. Scusa se ti tiro i capelli.
Devo essere sincero, io non sono capace a disegnare. Vado. Adesso devi fare questa cosa qui che sto facendo io. Smettila di girarti, mi metti i capelli sul foglio. Scusa. E poi così. Hai capito di che cosa si tratta, Ninna? No. Fai bene a capirlo, perché in realtà il mio disegno è quasi finito. Stop. Il mio disegno è questo. E quello tuo è completamente diverso dal mio. Scusa, che cos'è questo? Non è una caramella. L'hai fatto talmente brutto che non si capisce nemmeno cos'è. In realtà doveva essere un marshmallow. Hai perso. No. Ora decido io, caro. Tu hai perso perché il tuo marshmallow non è un marshmallow. Quindi me lo mangio comunque. Aspetta. Ok, comunque devo ammetterlo. Ho fatto ufficialmente il marshmallow più brutto della storia. Aspetto questo momento da quando siamo entrati. Morbidissimo. Fantastico. Lo amo. Buono. Matti, lo vuoi questo basket gigante con tutte le caramelle dentro? Ma sono infinite, assolutamente sì. Bene, allora per te c'è un'ultima sfida. Dovrai disegnare con il tuo natino per vincerlo. Ma dai, uffa. E devi fare in fretta perché il negozio sta per chiudere. No, levati. Prepara il tuo nasino. Oh, Cocorino, sembri quasi un panda. Certo che ne potevi inventare una diversa di sfida, eh. Dai, sorprendici, disegna una caramella. Visto che ho un po' di sete, so cosa disegnare. Ci sono quasi, eh? Sì. Manca poco, ecco qui. Ok. Ho fatto. Che cosa dovrebbe essere? Era una caramellina alla Coca-Cola, di quelle buonissime. Sono le mie preferite in assoluto, proprio questa. Dici questa? Sì, giusto, vedi, sono identiche. Matti, mi dispiace, ma non potrai avere il tuo basket pieno di caramelle. Davvero? Non ho vinto? No, ma quella non era una caramella disegnata bene. No, Ninna, ma ti sei sbagliata. In realtà io avevo disegnato quella. Ciao! No! Aspetta un secondo. Mettiti almeno dritta davanti alla fotocamera, no? Vai. Ok. Buongiorno, Ninna. E davanti e benvenuti in una nuovissima challenge. Aspetta che ti sento che sei dietro, Ah, ok, vabbè, comunque puoi levartela la benda se vuoi. Sono un falsacchiotto. Oggi, Matti, ti propongo un'altra sfida bellissima. Perché bellissima? Perché se farai la cosa giusta potrai avere un regalo in cambio. Ma per fare la cosa giusta intendi tipo aiutiamo una vecchietta a attraversare sulla strada, abbiamo fatto una cosa giusta. Cosa intendi per facciamo una cosa giusta? Ok, perfetto. Come vai? Non è la giornata per registrare, evidentemente. No, scherzo, eccomi. Ah, ok. Comunque, per cosa giusta intendo, se tu, da bendato, riuscirai a disegnare bene un oggetto che desideri, io te lo regalerò. Io te lo regalerò. Ragazzi, un mi piace uguale un aiuto in più a Ninna per spiegare le challenge dei nostri video. È che tu non lo sai, ma io sono anche francese, no? Per un'età, quindi è un mischio delle volte le parole. Ho capito. Comunque vabbè, se permetti, ho in mente già tanti regalini da ricevere, quindi inizio io a disegnare. Allora, io vorrei penalizzarti anche. Perché? Nel senso che prima ti metti la benda e poi scegli i colori dei pennelli. Sì, addirittura? Sì. Va bene, mettiamoci la benda e scegliamo i colori dei pennarelli. Una cosa che io però posso vedere anche se ho la benda è una sola. Che qui c'è disegnato qualcosina di molto molto bello. Quindi cioè, stai spiando. Il nuovo merchandise di Matiz, trovate il link in descrizione. Ordinate tutte le magliette, mi raccomando. Ok, allora questo è per te. E qua accanto ti ho messo i pennarelli che già ho aperto. Va bene. Quindi, il timer. Ok, faccio partire il timer. 3, 2, 1, avviato. Aspetta. No, è 1 minuto e 20 secondi. Rifacciamolo. Va bene comunque. No. Uffa. 3, 2, 1, via. Sai che cosa disegnerò? Cosa? Disegnerò una cosa che l'altra volta non mi è voluto comprare perché l'avevo disegnata male. No, non è che l'avevi disegnata male, è che non si capiva niente. Guarda, faccio le ruote, faccio la riga, chiudo così.
Poi chiudiamo questo pennarello che sennò macchio tutto. Prendiamo questo che ovviamente è il... Oddio, se indovino sono fortissimo. Il rosso. No. Vabbè, prendiamo questo colore. Facciamo la finestra e l'altra finestra. Fino per lo sportello. Quanto manca? 20 secondi. Ok, faccio in tempo a prendere un altro colore. Questa volta sono sicuro di farcela. Allora, facciamo... Che colore è? Guarda, facciamo questo celeste. Facciamo anche la strada. Non proprio, però. Non è celeste? No. Facciamo anche le nuvole. Uh-huh. Okay. E 10. Aspetta, devo curare. Ma non so più dove è la macchina ora. Non so più dove è l'auto. Dovrebbe essere qui. Così. Il fanale davanti. Paraurti. E facciamo anche il sole. Ok, è suonato, Matti. Ok, ho fatto. Mamma ok, mia. Facci vedere. Stavolta sono sicuro che andrà bene. E poi non tirare i pennarelli addosso a Piadina. Oh, scusa, Piadina. È andata bene. No, togli il pennarello. Cioè, guarda come lo guarda. Piedina, spostalo tu. Oh, è venuta meglio di quando l'ho fatta senza benda. Peccato che ho disegnato la nuvola praticamente sulla macchina. Vabbè, c'è un po' sì, di nebbia. Cioè, praticamente quella macchina vola. Sì, effettivamente. Cioè, guarda, la strada è qui. E cosa ho fatto Non qui? Lo so. Poi questa è la macchina e il sole e le nuvole stanno insieme alla macchina. Quindi è un aereo in realtà. Mi dovevi comprare un aereo. Sì. Beh, quindi posso interpretare questo disegno a modo mio, no? Sì, guarda, più interpretabile di questo non c'è niente, quindi... Mm-hmm. Ok, mi bendo. Vai. E devi far partire il timer. Vero, mi ero già dimenticato. Ma perché io voglio darti un po' più di tempo? 3, 2, 1, avviato. Tocca a te. Ok, io in realtà ho una cosa molto precisa. Cioè? Da fare. Non te lo dico. Va bene, lo scoprirò da solo. Piadina, ma secondo allora, te lei è capace a disegnare? In realtà non mi serve tutto questo tempo. Ma ho finito. Ma mi stai prendendo in giro? No. Vabbè, sfrutta i 40 secondi che hai per colorare. No, vuoi fermarlo così? Un attimo, mi è venuta in mente una cosa un pochino strana, devo cosa? Essere sincero. Non lo so, dopo che ti togli la benda te lo dico. Hai finito? Sì. Wow, bello, stop al tempo, hai guadagnato addirittura 14 secondi, 13, wow. Wow. Ora togliti la benda. Qual è la cosa strana? Dimmi. Innanzitutto cosa hai disegnato? Una stella. Ok, hai disegnato una stella. Di che colore sono le stelle? Non lo so. No dai, dimmi di che colore gialle. Sono. Gialle. Sono gialle, ok? Non lo so però. Dimmi come hai fatto a beccare proprio il giallo. Era uno dei primi. No, ti giuro, è stato totalmente a caso. Te lo giuro. Quindi infatti non sei una falsa chiotta che ha spiato per no, trovare il giallo. No. Va bene, quindi io dovrei regalarti una stella. Come faccio? Aspetta, scusa. Aspetta, nel senso, questo è il cielo. Vedi, l'ho fatto viola. Non l'ho fatto apposta perché il cielo è blu. Vabbè, comunque, io so che su internet vendono le stelle. Cioè, tu hai un certificato, puoi dare un nome a una stella e comprarla. Facciamo che ora disegno io e poi vado a cercare la stella. Bendati. Eccomi qua. Almeno io mi bendo prima di guardare i colori. Non l'ho guardati. Va bene, va bene, va bene. Allora, fammi pensare un attimo a cosa voglio però. Ecco, ora senza vedere non so nemmeno cosa voglio. Fammi pensare. In realtà c'è una cosa che mi si è rotta con la Coca-Cola durante un altro nostro video, quindi ecco, magari me la puoi ricomprare tu. Vai, ci sono. E 3, 2, 1, avviato. Ok, allora mi serviranno soltanto due colori. Allora, iniziamo in questo modo. Prendo questa. Mi dici che colore è? Arancione. Va bene. Allora facciamo così. 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 Ma così. Perfetto. Poi questo lo possiamo chiudere. Matti, le tue date artistiche sono fantastiche. Ora io come faccio a capire dov'è il centro? Devo disegnare un cerchio. Vabbè, sarà qui. È qui? Falsacchiotto, hai guardato! Hai guardato! Guardatelo, guardatelo! Te lo giuro! Quanto Nina, ride! Ah, sì, sì, Nina, sì, te sì, lo sì, giuro! Sì, te sì, lo sì, giuro! Te lo giuro! Nina, non ho guardato! Falsacchiotto! Va bene, vai, vai, fai il cerchio! È qui? Sì, sì, è lì! Guardatelo, l'ho ritrovato, perfetto! Che falsacchiotto! Te lo giuro! Sì, mi hai fatto vedere anche dentro! Tu! Trovato il cerchio solo perché hai guardato. Te lo giuro. Nina, non ho guardato. Davvero. Te lo giuro. Non ho. Ma poi guarda che ho disegnato. Va pure schifo. Vabbè, cos'è? È un fidget spinner. Ah, sembra l'elica di un motoscafo. No, me lo devi regalare perché io l'ho perso il fidget spinner. Cioè l'ho rotto. Regalamelo. Davvero, Nina, io ho preso solo le misure. Sì, sì. Ma perché non mi credi? Guardate la faccia di Piadina. Piadina, secondo te mente? No.
Chi te ci acconsente, ricordatelo sempre. Vabbè, sorvoliamo questo tuo infrangere la legge. Ancora? Vai, ci sono. Ok, allora io preparo il timer. 3, 2, 1, avviato. Tocca a te. Che colore è? È verde. È viola. Non so perché sto parlando così. È giallo. Dai, Matti! Che vuoi da me? Io ti sto dicendo solo i colori. Non mi hai detto cosa disegni? No, perché devo concentrarmi. Ok, vediamo. Hai fatto una cosa che non si può descrivere al momento. C'è il marrone? Sì, è quello a centro. Ok. Che cosa vorresti fare con quel marrone? Delle palline. Se quello di prima era un cerchio, io ti dico che sei uscita fuori dal cerchio. Ok. E questo che colore è? Nina, 5 secondi. Che colore è? Rosso, rosso. Ah! Sbrigati. Ma che cos'è? È suonato il timer. Mi spieghi cosa hai disegnato? Questo deve essere marrone? Eccolo il marrone. Tu mi hai detto che questi puntini erano marroni. No, quando mi hai chiesto, quando hai fatto il cerchio mi hai dato il marrone tu, Che falso, che falso. Vabbè, comunque è un biscotto con il cioccolato. Ah, e quel rosso cosa sarebbe? Le palline tipo M&M's. Quindi tu vorresti un biscotto? Sì. Bendati. Mi bendo. Questa volta scelgo una cosa costosa. Anzi no, ma ho fatto anche l'automobile costosa. Vabbè, oggi non baderai a spese. Mm-hmm. Allora, facciamo. Dimmi quando sei pronta che io già... C'è il nero tra questi? Sì, è il primo. Non ti credo, sei una falsa chiotta. È solo perché stai guardando. Non sto credi, guardando, so che mi prendi in giro. Vabbè, vado. 3, 2, 1, avviato. Ok, allora, concentrazione. Concentrazione, bravo. No, così. Così. Intanto piadina si è sdraiata ancora di più. Poi chiudo, prendo un altro colore che è questo qua. Bene. Ora è difficile. Vado. Direi che ci sono. Ma quanto cos'è? Manca? 20 secondi. Ok, 20 secondi, disegno fatto, mi manca da fare solo un'ultimissima cosa, ok, direi che ci sono, stop al tempo. Io ho capito cos'è solo perché l'hai scritto, puoi farlo vedere anche ai nostri amici? È un magnifico punto esclamativo. Cioè ragazzi, hai avuto il coraggio di chiedermi un iPhone nuovo? Oh, tu c'hai l'iPhone 11, io c'ho l'iPhone quello della, con la versione precedente, ora anch'io voglio quello nuovo. Ok, ci sono. Va bene, allora metto il timer e ti dico 3, 2, 1, avviato, tocca a te. Allora io vado su una cosa molto sicura quest'oggi, molto cioè? Semplice, una cosa che mi è necessaria, diciamo. Ti dico che Piadina ti sta guardando. lo so Piadina, non è brava quanto me a disegnare, tranquilla. Finito. Cosa? No dai, decoralo un po', non posso comprarti dei cerchi e delle righette. Sei un po' scarsina Ninna, devo ammetterlo. Come davvero? Faccio a decorarlo se è così? Oggi la creatività... No, sì. Stoppa il timer perché io sono sicura di quello che ho fatto. Ma mancano 30 secondi ancora. Stoppa. Vabbè, 22 secondi ragazzi, lei dice di aver finito. Un paio di occhiali. Ma quelli sono occhiali vecchi, cioè cosa ti dovrei regalare? Io quelli voglio di Harry Potter. Occhiali. A caso? No, voglio quelli che ho visto io. E quali sono? Poi te li faccio vedere. Io te lo dico, cercherò di comprarli più simili possibili a quelli che hai disegnato, eh. Oh, sei tu che non ci hai messo la tua creatività. Guarda che carini. Va bene, va bene. Ok, noi ora andiamo a comprarci le cose a vicenda e ci rivediamo dopo. A dopo. Ragazzi, siamo appena tornati. Guardate Piadina dove è rimasta. Ma è rimasta qua Piadina, ma com'è possibile? Non Vabbè. Si è mossa di un millimetro. Comunque è ora di ricevere i tuoi regali. Sì. Allora il primo, che è una cosa che secondo me ti meriti dato che l'ho rotta io. Beh... il fidget spinner! Esatto! E vai, finalmente ne ho uno nuovo. Ma funzionerà? Sì. Vediamo. Fa un rumore che non mi piace però. Matti, io non potevo sentire il rumore, era incartato. Dai, vammelo a cambiare. Vabbè, comunque, la seconda cosa... Me lo devi andare a cambiare. Dicevo, la seconda cosa è una cosa che vuoi da tanto. Una macchina nuova. Non mi azzardo neanche a toccarla. Perché abbiamo preso la patente. Dai Ninna, per una volta che avevo disegnato la macchina perfetta. Ma è simile alla tua infatti, eh. Ma poi questo è un trattore. Vabbè, il tuo sembrava un trattore. Comunque l'ultima cosa. Tu hai chiesto l'iPhone nuovo, no? Finalmente direi. Beh, diciamo che ho un po' interpretato i segni.
e ti regalo un iPhone usato. Ma questo è il tuo vecchio iPhone! Esatto. È l'iPhone che avevi prima che io ti regalassi quello nuovo. Ma pensa che valore ha, dato che è il mio vecchio iPhone, cioè l'iPhone di Ninna, tutti lo vorrebbero. Ma questo è più antico del mio! Che ci faccio? Vabbè, questi sono dettagli. Praticamente mi hai fregato, guarda! Vabbè, allora ora passo io ai regali. Dato che mi avevi chiesto dei biscotti con delle palline rosse sopra, direi che sono stato davvero molto ma molto bravo. Guarda un po' che cosa ho trovato. Un pacco di biscotti. Esatto, guarda come sono. E questa è la vera particolarità. Hanno le palline. Esatto, guarda, li ho trovati proprio con le palline come le avevi disegnati tu. Sono stato bravo, eh. Grazie. Di niente. Ah, poi ecco, ti volevo far notare che ne mancano due, ma stai tranquilla perché la commessa del negozio mi ha detto che li voleva assaggiare prima di darmeli. Non li ho mangiati io, capito? Va bene, passiamo al prossimo regalo. Ti ricordi quando mi hai detto, ecco, prendimi degli occhiali belli e cose così? Io l'ho interpretata a modo mio. Ecco qua un regalino per te. Sono dei veri occhiali, te li puoi anche indossare, guarda. Ho fatto bene a regalarti una macchina giocattolo. Intanto almeno quelli sono occhiali veri e non una macchina finta. Non hanno nemmeno le lenti. Guarda qua, guarda che chic. Puoi avere anche i bastoncini super mega lunghi e fare tutte le forme che vuoi. Non ci credo. Ma io non sapevo avessero questa funzione quando li ho comprati. Pensavo fossero solo chic. Oddio, io ho sempre sognato una cosa del genere. No, vabbè. Guarda, i tuoi occhiali si sono colorati. Funziona. Oh, smetti di bere? Sono tornati rosa. È bellissimo. È la cosa più bella che io abbia mai visto. No, vabbè. No, vabbè. Sono bellissimi, dammeli subito. Sono molto meglio di quelli rossi. Hai visto? Vabbè, c'è ancora un altro regalo, dai. Sono andato a vedere la stella su internet. E non ti nascondo che ho trovato un po' di difficoltà. Per rimediare ho utilizzato qualcosa che già in realtà avevamo in casa. Ecco qua la tua stella. Ninna! Non è proprio quello che volevo. Beh, grazie! Che dire, in questo momento compariranno sullo schermo dei video che sicuramente non avete visto, quindi... andatele a vedere, ricordatevi di seguirci su Instagram e su TikTok. Ciao! Ciao.